Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è il 14 febbraio 2024. Bella giornata anche oggi. Giornata limpida, calda, si sta bene, si vede ship line, gabbia della Meloria e fanalino, si vede tutto oggi da qua. Oggi è giornata limpida, le isole, si vede tutto. Bella, bella giornata. Ma non è di questo che vi volevamo parlare. Allora, ho aspettato un paio di giorni che la polvere calasse sul video di Pacini, no? Sul videino a volo di Pacini, quello incravattato. E vabbè, a seconda delle fazioni ha riscosso ilarità o sdegno, no? O sdegno. Chi l'ha trovato divertente, chi rispettoso, chi addirittura si dovrebbe vergognare, chi invece è piaciuto, insomma, le solite stronzate. Solite cose di YouTube, come spesso ho detto, che non valgono un cazzo, tutti i discorsi poi. Perché poi ragazzi, mettete che noi facciamo discorsi, non facciamo dibattiti. I dibattiti le aprono e le chiudono gli altri, noi facciamo discorsi. Allora, ho visto il video di Andrea, no? Poi, vabbè, io l'ho trovato divertente, io sono della fazione, l'ho trovato divertente. E secondo me, vabbè, è una presa per il culo, sì, leggera, no? Come dice qualcuno, la satira ci può stare, la satira l'ha fatta bene. Lui l'ha fatta bene, lui l'ha fatta bene. E ho visto anche l'interessato, no? Perché poi io, come ho detto, non vado a vedere i video di certe persone perché non li tengo io. Non li sopporto, no? Faccio anche una confidenza, ragazzi. Io ho una soglia d'attenzione per le cose, non me ne frega un cazzo, veramente bassa, leggera. Io, se no, se non mi interessa, dopo 20 minuti che l'ascolto, pur il cervello è andato via, non esiste più, non mi ricordo neanche che l'ha detto, cioè, se non mi interessa, se mi interessa è un altro discorso, ma se non mi interessa, miau. E vabbè, sono andato a vedere quello lì, perché poi per 5 minuti hai elogiato la live di, cioè la live, il video di Andrea, poi per l'altri mezz'ora, 40 minuti, quanto sarà durata non lo so, ha riproposto su Pipponi quelli che io vi ho detto non li tengo, io mi dispiace ragazzi, Cristo me lo segnerà fra peccati, quando morirò mi segnerà anche questo, ma c'è e non c'è, io vi ho detto, io ho vissuto, vivo sì, io sono diciamo abbastanza leggero da questo punto di vista, io se no se è rimediabile non mi incazzo, se non è rimediabile non mi incazzo, quindi fammi incazzare ce ne vuole, cioè, non me ne frega una sega. E però ho visto, poi c'era lui ha fatto buon viso al cattivo gioco, lui giustamente ha fatto me quello, no, magari gli do del culo un botto per essere stato diciamo imitato da Andrea. E magari invece l'ha presa bene, non lo so, a me sembrava un po' forzatella, però. E poi ho avuto la conferma sull'interessamento di un altro con la non smentita, perché poi magari io avrei detto calma, a me mi è piaciuta, lascia perdere, di nulla, viste sono culo e camicia, io l'avrei fatto, però l'avrei fatto io, lui giustamente, no, cazzo suo, me ne frega una sega. E lui ha fatto buon viso a cattivo gioco, perché tanto, parliamoci chiaro, essere preso per il culo non piace a nessuno, no? Non piace a nessuno, quindi tantomeno nemmeno a lui. E lui però ha detto che la satira giusta, la satira divertente, ha toccato dei punti e ha messo un puntino dicendo la maglietta stretta, la cravatta larga, non mi ricordo, insomma, non so su che appunto ha fatto, però nulla, poveraccio, da segnalare, perché non ha detto niente, anzi apparentemente
sembrava divertito dalla gag che ha fatto Andrea. Poi dall'altra parte invece c'è uno che, come si è arrogato dei diritti, no, su diciamo salvare le sorti del camionismo, evidentemente si è sentito un dovere di arrogarsi anche questo, avrà detto no Arti, ferma un po', ci penso io a questo. È partita la solita sequela, no, che sappiamo tutti, 2-3 video con live reaction, come adesso andava di moda, ma è già passata anche me. E sono andati avanti quelle lì, no, per di 2-3 giorni, 2-3 live a tema. Il tema era Pacini lì, Pacini là. E lui si è sentito un dovere di... si è sentito unto dal Signore di difendere la figura dell'altro lì, no? E io mi aspettavo a questo punto lì una reazione dell'altro e dicesse no, ascolta, guarda, fai una cosa, non le fare queste cose lì, perché a me mi sono piaciute, l'ho anche detto pubblicamente, quindi no, si fa anche la figura del cazzo, no? Uno dice una cosa e te poi fa un'altra, allora dov'è la verità? O ti è roso tanto il culo, oppure ha ragione uno, ha ragione l'altro, no? Non c'è due mezze verità. E però ognuno è libero poi di fa come gli pare, giustamente l'ha fatto. Poi vabbè, lui al solito con la sindrome di Napoleone, no? Con la sindrome di Napoleone ha dovuto metterci l'intelligence, la cerchio magico, com'era? Tutto quello, stata tutta infiorettata, no? Un bellettito, dopo averla ha vinto, dopo di averla non ce n'è più, perché quella le batte tutte, ragazzi, quella le batte tutte. Stavo uscendo di Asa, quella l'ho vista, perché stavo uscendo di Asa e mi dissero vai a vedere, c'ho col PC acceso, disse nonna fa vedere, ormai ero lì, era attratto meno alla mita, come facevi ad andare via, ormai ero affascinato, sentivo questi, no? E poi, vabbè, poi ho fatto anche altre cose, lasciamo stare. Insomma, lui si è sentito un dovere di difenderlo, giustamente l'ha difeso, è finita lì. Ora, dove voglio arrivare con questo discorso? Voglio arrivare a un discorso, no? A un fatto, diciamo. Pacini poi ha toccato il discorso, aveva non male, l'avevo toccato anch'io nel video che feci l'altra settimana, no? Quello che dicevo, no, ma non si può sapere, lui l'ha gigantita, Andrea, non lo saprete mai, abbiamo firmato, ma non è. E poi è quello che bene o male si dice tutti, perché noi non avremo un'intelligence, ma avremo una demence anziché un'intelligence. Però una decina, 15 numeri qui dentro ci sono, anche noi ci abbiamo qualche gruppetto, ogni tanto ti chiamano, no, anche ieri sera un'altra, sì, un'altra cosa, quella lì, ha promesso lì, ha detto là, ha detto su, anche quella, ogni tanto, anche lì, insomma, qualche d'uno arriva. E vabbè, e rimanga lì, no, rimangono sempre sospese. Ora io dico, no, la voglio tagliare perché mi sono rotto anche il cazzo. La voglio tagliare qui dicendo, siccome ho sentito più di una volta dare patenti di grandi comunicatori, grandi, ma non è che sbagliano questa comunicazione, cioè, perché se te devi promettere o far intendere alla gente di essere vicino a un traguardo, abbiamo fatto quello, abbiamo fatto quell'altro, abbiamo fatto quello, poi a uno gli viene spontaneo dirti, oh, ma un anno fa, 6 mesi fa mi diceste abbiamo fatto, ma te la ricordi quella cosa lì? E quello aspetta una risposta, dice guarda, sì, no, dimmi qualcosa, no, perché o bene bene o male male, cioè è andata bene, è andata male, dimmela, come è andata, prendo atto che ti sei dato da fare, prendo atto che lo vuoi fare, lo fai bene, dove le vuoi, a me non mi interessa, me lo fai, però dimmi il risultato. E poi dire anche no, guarda, ce l'hanno barbato bene bene, non ci ha culato nessuno, nemmeno di striscio, lascia sta,
ormai da lì che ho detto, anzi, hai fatto bene a dimmela, perché me la volevo dire io, la butti lì e la fai andare, no? Invece si sa più nulla, e quello diceva Andrea, no, abbiamo firmato, sì, ma cosa? No, questo io posso dire, la segretezza, la riservatezza, sì, ho capito, là non lo dire, non lo dire, scusami. Quando poi il morto è sulla bara, quando il fatto è compiuto, dici, ecco, vi ricordate, no, un anno fa, con quei giorni, eccolo qui, questo è il morto, abbiamo raggiunto questo, oppure si è raggiunto un cazzo, e via. Uno sa da quanti piani asca, si regola e dice, no, aspetta un po', questo, quell'altro, sì, così, dai, non volevo dire queste cosettine qui e queste cosettine qui le ho dette, va bene? Dai. No, il bacio oggi non ve lo do, dai, il bacino oggi lascia stare. Non importa, dai. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Statemi bene. Ciao, ciao.